Passo a introdurre il prossimo relatore, che è il dottor Giovanni Miselli, che vedo se ci dovrebbe essere collegato, quindi aspetto di vederlo che si attiva la sua telecamera e intanto lo presento. Presento brevemente il suo intervento. Giovanni ci dovrebbe essere, lo abbiamo penso visto prima. È arrivato. Ci sta? Buongiorno, eccoci. Buongiorno Giovanni, ben trovato. Ho piacere di introdurre, di presentare Grazie. Giovanni, che è uno psicologo, uno psicoterapeuta, è un dottore di ricerca, è anche un analista del comportamento, quindi un BCBA, ed è diciamo dirigente alla fondazione, quindi dove lavora, insomma, Istituto Ospedaliero di Sospiro, in provincia di Cremona, ok. Giovanni ha, diciamo, contribuito anche alla mia formazione di psicoterapeuta, perché è stato mio docente nella mia scuola di specializzazione e mi ha fatto apprezzare l'ACT, di cui ci parlerà in questo suo intervento, per cui lascio la parola al dottor Miselli. Grazie mille. Grazie agli amici e ai colleghi per l'invito, come prima cosa, da parte mia, e anche a tutte le persone collegate per l'ascolto. E grazie a Davide. Mi occupo di Acceptance Commitment Therapy e in particolare attualmente insieme ai colleghi di Sospiro proviamo a occuparci di situazioni un po' complicate. Io ho fatto per anni il dirigente in neuropsichiatria infantile e adesso ci occupiamo di provare a servire persone che hanno magari uno sviluppo atipico, magari hanno una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, magari hanno anche una disabilità intellettiva e una psicopatologia. Perché sapete che avere una diagnosi di disturbo dello spettro, avere un funzionamento atipico, non ti preserva dalle difficoltà della vita, anzi, e se concettualizziamo, come dire, alcune manifestazioni come la depressione, l'ansia, come degli adattamenti non sempre funzionali, anzi spesso disfunzionali alle difficoltà della vita, capiamo perché le persone che hanno un'altra diagnosi sono più a rischio di sviluppare psicopatologie, le persone che hanno una diagnosi di disturbo dello spettro sono a rischio, e per occuparsi di queste difficoltà in persone neuroatipiche o neurodiverse è complicato, perché non ci sono tanti professionisti che lo fanno. Quindi intanto ringrazio tutti i colleghi che operano in questo mondo e mi piacerebbe parlarvi oggi delle cose che ci sono risultate utili in questi anni a servire queste popolazioni molto diverse, come dire. E di queste cose in particolare parlerò dell'ACT e della flessibilità psicologica. Allora, cosa mi piacerebbe fare insieme? Allora, parlarvi della scienza contestuale del comportamento e della letteratura scientifica, perché il lavoro che facciamo non è un lavoro che è solo mio, è un lavoro nostro, è un'impresa umana, è il lavoro di tanti colleghi in tutto il mondo. E vedere che cosa negli ultimi 10 anni ha portato questa esplorazione scientifica riguardo al servire le persone con una diagnosi dello spettro, che sia, come dire, con un funzionamento cognitivo della norma oppure no, e che riguardi le persone che hanno psicopatologie, depressioni, disturbi d'ansia, disturbo ossessivo compulsivo aggiuntivo oppure no, e anche i loro caregiver, quindi le famiglie e gli operatori. E mi piacerebbe parlarvi di questo modello, che è quello della flessibilità psicologica, che permette di leggere queste difficoltà attraverso i ruoli, le funzioni, i funzionamenti, attraverso livelli diversi di analisi funzionale, facendovi vedere quali sono gli ultimi sviluppi che ci permettono di utilizzare questi training, questo modo di esplorare attraverso livelli di funzionamento diverso. E poi le ultime evoluzioni di questo modello scientifico che hanno a che fare con le teorie dell'evoluzione, e quindi che ci servono a vedere quali sono le motivazioni comuni
che ci rendono umani, sono molto interessanti, si chiamano yearning e mi piacerebbe accennare a questi moderni sviluppi. Allora, e per riprendere un po' come Davide la storia, io ricordo abbiamo iniziato queste conversazioni molti diversi anni fa, ricordo un invito a cena in un ristorante romano in cui c'erano Giorgio, c'era Davide e abbiamo avuto le conversazioni stupende, nel senso davvero l'interesse uno per l'altro sulle esperienze, a cercare dei modi per condividere o comprendere queste differenze individuali. E al tempo il modello della flessibilità psicologica, di cui il primo RCT è del 1983-84, cominciava a essere sviluppato, c'erano 19 RCT, Randomized Control Trial sull'ACT, c'era un protocollo per le persone con disabilità intellettiva ma non con autismo, e c'erano due studi sul parent training. E ricordo la curiosità e la lungimiranza dei colleghi che, parlando di flessibilità psicologica, di inflessibilità, no? Di fusione cognitiva, quindi l'attaccamento ad alcune idee o alcuni schemi rigidi, o la tendenza a evitare alcune esperienze, notavano una potenzialità nella lettura delle difficoltà che le persone a sviluppo atipico o le persone neurodiverse incontrano tutti i giorni. E ricordo, come già accennato Davide, colleghi che iniziarono l'applicazione, no? Quindi addirittura costruirono un protocollo per l'applicazione dell'acceptance commitment training, un training sulla flessibilità psicologica alle persone neurodiverse, quindi un training per le persone ad alto funzionamento basato sull'ACT. E dove siamo oggi? 10 anni dopo tante cose sono successe. Per darvi un'idea, adesso ci sono 862 dicembre 2021 RCT sull'ACT, cioè il modello della flessibilità psicologica che sembrava promettente 10 anni fa, diciamo ha rispettato molte promesse, perché è un'evidenza scientifica notevolissima su tutti i disturbi diagnosticabili DSM, ma non solo, come dire, viene utilizzata per le performance sportive, viene utilizzata dai colleghi che lavorano nell'Agenzia Spaziale Europea per servire gli astronauti che sono in stazione orbitante. Ci sono oltre 260 meta-analisi, esistono manuali adesso per le persone a sviluppo atipico, esistono protocolli per il trattamento dell'autismo e, sapete, sono a rischio, come ho già detto, una maggior vulnerabilità rispetto alla psicopatologia, esistono sia protocolli per bambini e adulti, esistono anche protocolli basati sulla flessibilità psicologica o sulle teorie del linguaggio e della cognizione su cui questi training sono costruiti, applicabili agli interventi intensivi e precoci. Quindi mi piacerebbe, visto che davvero il mondo è cambiato, no? Fare una breve carrellata di tutto questo. E, come vi dicevo, è un'impresa fatta da tutti, non è il lavoro di Giovanni Miselli, è il lavoro di tutti noi, no? La scienza è un patrimonio comune, un'impresa umana, quindi è davvero patrimonio comune, che ci ha insegnato diverse cose, io non ho notato alcune. La prima, rispetto a 10 anni fa, davvero, che rimanere aperti in presenza delle difficoltà o situazioni difficili ha fatto una differenza. Vuol dire, quello che adesso sappiamo, i protocolli che abbiamo, l'efficacia che riusciamo a avere, era, come dire, un desiderio 10 anni fa. Come dire, se ci fossimo chiusi a queste difficoltà non saremmo dove siamo adesso. E anche la scienza insegna anche qualcos'altro, no? E insegna che c'è una bontà nel non sapere, nel senso che siamo ben lontani da conoscere il perché di molte cose, e per un ricercatore è il pane, no? La curiosità che ci sposta nelle esperienze diverse che non conosciamo, e vorrei che rimanesse, come dire, questa bontà anche nelle cose che non sappiamo. Sono davvero molte di più quelle che non sappiamo. E, no, per recuperare l'immagine dell'Enterprise, è davvero un'esperienza fatta attraverso le diversità, come dire. Questo è
semplicemente una carrellata degli studi, ne ho contati 45, dell'applicazione della flessibilità psicologica o modelli riguardo all'autismo, per fare una carrellata, quale tipologia di studi esistono adesso? Beh, esistono protocolli ACT sulle persone ad alto funzionamento, oltre a quello che hanno portato i colleghi in maniera sperimentale in Italia, forse una delle primissime applicazioni, questo è un protocollo svedese interessante in cui con un training ACT breve su persone ad alto funzionamento e i livelli di stress, iperattività e stress emozionale sono risultati ridotti dal training, ma non solo, c'è stato un aumento come sottoprodotto del comportamento prosociale, no? Che è piuttosto interessante. E abbiamo flessibilità attualmente nel modo in cui utilizziamo questi protocolli, cioè dal protocollo di prima, che è un protocollo basato classico, cognitivo-comportamentale, quindi sono alcuni esercizi audio, alcuni homework. Questo è un protocollo che è basato sulla produzione artistica, in cui si lavora sugli stessi processi di flessibilità psicologica, e abbiamo una flessibilità anche nel modo in cui riusciamo a erogare i protocolli. Abbiamo training specifici. Questo è un libretto che ha a che fare con l'insegnamento di alcune funzioni esecutive. È un libretto per BCBA, e in cui alcune funzioni esecutive come la regolazione emotiva e la flessibilità vengono insegnate alle persone con autismo. E abbiamo diverse applicazioni del modello della flessibilità su diverse difficoltà psicopatologiche, no? Imparare a gestire le esperienze ansiose o i pensieri intrusivi, o addirittura, le psicosi. Abbiamo interventi super specifici, come questo in cui viene utilizzata la flessibilità psicologica per facilitare o potenziare quello che è il trattamento elettivo per il disturbo ossessivo compulsivo, ovvero l'ERP, l'esposizione con prevenzione della risposta, in cui viene facilitata attraverso la defusione, quindi molto interessante, perché si potenziano interventi o si rendono accessibili interventi come l'esposizione con prevenzione alla risposta, che spesso sono difficilmente comprensibili da una persona in cui la difficoltà è egosintonica, quindi non è detto che tutte le persone percepiscano difficoltà quando fanno rituali. Faccio un esempio, così ci capiamo tutti. Parlo di Francesco, e Francesco ha un autismo, un DOC, lui si rimette a fare il letto 100 volte, va molto in ansia, chiede continuamente rassicurazioni. Francesco non si rende conto che, no, tenere una persona ingaggiata nei suoi rituali fino a 24 ore al giorno può essere dannoso per gli altri, no? Francesco è l'unico modo che ha per gestire la sua ansia e i suoi pensieri intrusivi riguardo a fare il letto, cioè egosintonico per lui questo, non si accorge. Sebbene sia stressato dai pensieri, non si accorge che le modalità di fronteggiamento possono essere problematiche nel lungo termine. Al contrario, per esempio per Matteo, che lui ha tutti dei rituali sull'utilizzo del bagno, per lui è difficile, come dire, e si accorge che i suoi rituali gli impediscono di partecipare alle attività quotidiane. E essendo le terapie basate sull'esposizione, una motivazione a partecipare a questi interventi è fondamentale. E l'ACT aiuta, come dire, le persone a sviluppo atipico ad avere un motivo per fronteggiare le loro difficoltà. Abbiamo esercizi specifici, queste sono pratiche informali di mindfulness molto brevi per gestire da soli, no, l'elettroaggressività, e abbiamo protocolli per bambini piccoli, quindi abbiamo 4 ore di training per aiutare la flessibilità durante il gioco dei bambini con disagio dello spettro. Abbiamo anche protocolli per adulti, quindi questi sono studi su adulti in regime ambulatoriale, e per aumentare, non solo diminuire, come dire, ansia e depressione, stress, ma anche per aumentare i livelli di qualità della vita e funzionamento sociale.
Allora, Giovanni Miselli si è bloccato. Aspettiamo un attimo che si sblocchi. Sì, si è bloccato Giovanni Miselli. Allora, aspettiamo che torni online. Quindi, peccato perché l'intervento, almeno per me, era interessantissimo. Quindi aspettiamo un attimo che il dottor Miselli torni. Chiedo a tutti 5 minuti di attesa. Sì, molto interessante. No, hai provato a scrivere a Giovanni Davide? Sì, però non so se l'ha letto. Per la mattina ci restano Sì, due interventi, giusto? C'è la dottoressa Ruta e poi abbiamo Maurizio. Ecco, Maurizio, sì. ok, Maurizio, benissimo. E quindi comunque riusciamo insomma sicuramente a stare nei tempi. E vediamo, io non gli volevo mettere pressione, posso provare a chiamare se... Prova a sentirlo, altrimenti Però faccio facciamo partire passare le domande, Liliana poi e poi eventualmente continua dopo. e continua Esatto. poi dopo, insomma, eventualmente. Esattamente. Allora, un attimo, ecco, ha letto i messaggi. Le slide non lo so, stiamo registrando i relatori che ci hanno dato l'assenso, invieremo poi il link con la registrazione Sì, della metteremo i vari presentazione. video nel... Ecco, Miseli torna. Eccolo che è Nel tornato. canale YouTube di Spazio Asper e dei professionisti che hanno dato l'autorizzazione, insomma. Ok, è tornato. Ci sono, Eccoci, ma vai, prego. Vai. Il bello della diretta, come si dice. Sì, classica failure della linea. E dicevo, è importante che i cambiamenti vengono percepiti come significativi, quindi le persone che partecipano a training sulla flessibilità psicologica hanno miglioramenti nella qualità di vita che desiderano loro, quindi non solo una riduzione dei sintomi che sono problematici, ma un miglioramento, dire, della propria vita compatibile con i loro desideri e le loro aspettative, che per me è estremamente importante, visto che i desideri e le aspettative di vita sono diversi per tutti noi. E è molto interessante il modello della flessibilità perché può essere collegato in un continuum dell'analisi, può essere integrato con quelli che sappiamo essere gli interventi fondamentali per una persona che ha uno sviluppo atipico, quindi interventi cognitivo comportamentali, eccetera. E abbiamo curriculum, sviluppato curriculum per gli interventi intensivi e precoci. Questo per esempio, un esempio di un curriculum si chiama PEAK, e questi sono gli studi, 38 studi sull'applicazione del PEAK nella costruzione dei repertori di base, come dire, dalla costruzione del linguaggio, per dire, delle abilità di risposte relazionali derivate in bambini anche piccolissimi, quindi è piuttosto interessante. Allora, vedete, è un modello che ha dimostrato utilità davvero in moltissimi modi. E per me è importante sottolineare che c'è un tempo, era un modello che forse poteva essere interessante per le persone con l'autismo e la lungimiranza dei colleghi, no, nel vederlo applicato. E direi che attualmente possiamo dire che lo è. E davvero abbiamo tantissimi studi, e per me è importante sottolineare che non è utile solo per le persone a sviluppo atipico, no? Questa è una meta-analisi
che vedete sulla slide, perché leggersi tutte le 862 RCT diventa problematico, no? Ci sono meta-analisi che ti dicono per cosa è utile questo modello, quindi, no? E ci sono anche meta-analisi e revisioni sistematiche che ti fanno vedere per cosa è utile per le persone a sviluppo atipico, questo in particolare per gli adulti che hanno o disabilità intellettiva o autismo, e sono tutti gli interventi basati sull'ACT. Consiglio la lettura anche di questo, ma non solo. Questo modello è interessante perché è un modello che può essere applicabile non solo per le persone a sviluppo atipico, ma anche per le persone a sviluppo tipico. Cioè è un modello che consente l'applicazione anche per la prevenzione di stress e burnout degli operatori che lavorano con le persone a sviluppo atipico, lavorano professionisti sanitari e anche per i familiari. E per me, che si possa utilizzare un solo modello attraverso la diversità, ha un valore fortissimo. Un modello che riesca a leggere le differenze individuali, come dire, ma attraverso una lente che ci permetta, una lente comune, è importante. Utilizzare gli stessi processi per le famiglie, per le persone con disturbo del neurosviluppo e per gli operatori, per me ha un valore di impresa umana comune. Interessante, ci sono studi italiani, che sono studi addirittura italiano, no? Sul parent training, che è una delle parti più studiate rispetto all'utilizzo dell'ACT. Allora, di cosa è fatto questo modello? Quindi ho parlato dell'efficacia, proviamo a entrare nei livelli di analisi. Beh, è fatto basandosi sulle scienze contestuali del comportamento, ovvero come, no, il comportamento rappresenta un'interazione con un contesto che può essere temporale, fatto di antecedenti e conseguenze, ma può essere biologico, emotivo, genetico, epigenetico, può essere sociale, culturale, un contesto del linguaggio, e attraverso vari autori hanno preso importanza, o questa scienza contestuale ci ha permesso di leggere sempre di più come questi contesti influenzano il comportamento e il comportamento influenza i contesti, no? Compreso il contesto esterno, le conseguenze fuori da noi, ma anche il contesto interno, quindi le emozioni, i pensieri, i sentimenti, e come addirittura noi ci possiamo relazionare con cose che non sono presenti nel contesto, possiamo derivare relazioni, no? Come spiega Relational Frame Theory, attraverso i processi del linguaggio, della generatività del linguaggio. Possiamo immaginare futuri che non sono mai esistiti o paragonarci con idee o aspettative rispetto a noi stessi che non abbiamo mai incarnato, addirittura sono irraggiungibili. E, come dire, queste abilità umane relazionarsi al contesto possono essere suddivise in livelli di analisi. Per darvi un'idea, l'ACT individua una serie di macro variabili che sono importanti per la qualità di vita e la riduzione delle difficoltà, che hanno a che fare con l'evitamento esperienziale, la fusione cognitiva, la perdita di contatto col momento presente, la perdita di contatto con i valori, l'azione automatica inefficace, la scarsa consapevolezza di sé. Sono variabili o processi su cui, se si va a lavorare, hanno un impatto importantissimo, sono macro variabili a livello macro. A livello micro, noi sappiamo che questi processi sono influenzati dal linguaggio, quello che ci diciamo, che cosa metti in relazione, in quale contesto, si chiama contextual functional, contextual relational, hanno un impatto. Linguaggio e cognizione alterano il valore degli eventi contestuali, ed è un'analisi a livello micro. Adesso possediamo anche analisi a livello meso, come la matrice, che, come vedremo insieme, permette di capire quali sono le discriminazioni di base che sono utili per aiutare una persona a muoversi verso la flessibilità psicologica. Che cos'è la flessibilità psicologica? È un'abilità, l'abilità di essere nel momento presente con piena consapevolezza e apertura alla nostra esperienza interna e esterna, e intraprendere azioni guidate dai nostri valori, cioè la capacità di essere presente, aperto e fare ciò che conta. È costruita su sei repertori di base, che è la cosa importante da comprendere, che sono repertori che possono essere appresi. Se voi andate a vedere il valore della flessibilità psicologica, la flessibilità psicologica è sostanzialmente un'abilità di coping,
ma il vantaggio di descriverlo a livello comportamentale, che non descrive quello che una persona deve avere. Per esempio, se una persona ha un buon quoziente intellettivo, ha delle relazioni sociali stabili e vive in una zona a basso inquinamento, è una persona che è più resiliente agli stressor della vita. Una buona notizia se tu hai queste cose. Ma se tu non hai queste cose, non è una buona notizia, mi capite? Quindi, piuttosto che descrivere in termini di cose che le persone devono avere, preferisco le descrizioni comportamentali o processuali che descrivono il coping o la flessibilità in termini di quello che una persona può fare, comportamenti. Quindi la flessibilità è qualcosa che le persone possono fare, l'accettazione è qualcosa che fai, dare valore a qualcosa che fai, e il bello delle cose che fai o delle descrizioni comportamentali che possono essere insegnate e apprese. E come i colleghi sanno, io sono molto contento, io sono un analista del comportamento e sono molto contento di aver incontrato nella mia vita analisti del comportamento che non hanno dato attenzione solo a quello che avevo, ma mi hanno insegnato a fare quello che non sapevo fare. Quindi sono molto contento che abbiamo le descrizioni comportamentali di queste abilità di coping che possono essere insegnate attraverso livelli di funzionamento. Alcune espressioni, da dove lo vedo, che sono flessibile o inflessibile, si vede, no? Si manifesta addirittura nel modo in cui ci parliamo, quando io dico devo, dovrei, non dovrei, mi aspetto, o io sono così, no? Sono tutte manifestazioni di inflessibilità, non posso sopportare di sentirmi così, no? E vedete che sono molto diverse da queste, no? Quando mi accorgo che io sto notando che sto pensando in questo modo, mi accorgo che questa è una mia idea, è vero che io sono una persona a sviluppo tipico, ma sono anche stanco, sono così e poi così, ed è vero che io provo delle emozioni che non mi piacciono, ma se le sento vuol dire che le posso sopportare. Vedete che sono manifestazioni molto diverse, no? Flessibilità, inflessibilità. Fare queste cose è qualcosa che può essere appreso, e può essere appreso attraverso, sappiamo adesso, anche discriminazioni molto semplici. Quindi la prima abilità è quella di discriminare. Se io sto entrando in relazione con un'esperienza di tipo sensoriale del mondo esterno, oppure un'esperienza mentale interna, i miei pensieri e le mie emozioni, questa capacità di discriminazione che è sull'asse verticale della matrice, è la prima discriminazione importante. L'altra discriminazione importante è quella che ho detto sull'asse orizzontale, cioè se io mi sto muovendo verso qualcosa di importante per me o l'accesso a un rinforzo, o se mi sto muovendo via da qualcosa di difficile per me. Queste discriminazioni possono essere apprese, esercitate, e anche attraverso semplicissime domande. Per esempio, io potrei chiedervi chi è importante per te o che cosa è importante nella tua vita. E se provate a rispondere a questa domanda, voi state pensando, eventi privati, esperienza mentale, verso, quindi state contattando quello che vedete nel riquadro in basso a sinistra. Sono discriminazioni che possono essere fatte in modo molto concreto, addirittura possono essere utilizzate per fare un'analisi funzionale. E addirittura insieme ai colleghi di Sospiro stiamo vedendo come alcune delle persone che manifestano inflessibilità hanno repertori molto ristretti, hanno pensieri particolarmente disturbanti o emozioni che fanno fatica a sopportare, è possibile andare a vedere quali sono le interazioni verbali, i processi cognitivi che hanno per aiutare queste persone a fare un'analisi funzionale del proprio comportamento, diventare davvero autori, di modo che possano vedere quali sono le difficoltà interferenti e magari scegliere quali comportamenti emettere, diventando loro consapevoli. Diventa un ABC che dà azioni infattibili o di evitamento, quindi sento una cosa che non mi piace, mi muovo per eliminarla nel breve termine, mi spostano a azioni che sono importanti per me. Anche se fronteggio questa cosa, nel breve termine sarà difficile, ma nel lungo termine mi aiuta a diventare la persona che vorrei essere. E una persona che diventa consapevole di questo è una persona che è capace di prevedere e controllare il comportamento.
Esistono degli alberi decisionali per fare questi livelli di analisi, possono essere testati anche a livello micro di relational frame theory. Questo è un lavoro di Thomas Szabo. Possono essere fatte delle analisi funzionali sperimentali in cui si vede, come dire, come le persone rispondono in maniera flessibile o inflessibile, come dire, a dei challenge rispetto a cognizioni, emozioni, possono essere testate in laboratorio per insegnare a queste persone a muoversi in direzione di valore. Per chiudere, il modello sta avendo un'ulteriore estensione piuttosto interessante, quindi funziona attraverso i ruoli, attraverso le persone, ma fino adesso è stato legato alle abilità, alle capacità cognitive linguistiche delle persone. E quello che ultimamente sta venendo sviluppato è vedere che questi processi di accettazione, diffusione, secondo il contesto, contatto con il momento presente e valori, sono radicati in quelli che sono dei processi motivazionali alla base degli esseri umani, che hanno a che fare con quello che rende motivante o la motivazione dell'essere umano. Vengono chiamati yearning perché non sono bisogni in senso stretto. Un bisogno satura, uno yearning o una motivazione, un desiderio si muove. Per cui, per darvi un'idea, le persone sono motivate da quello che rende coerente. E se vedete i livelli di coerenza che ci sono, che le persone cercano, per esempio nell'autismo, o i livelli di coerenza che le persone cercano nella psicopatologia, sono molto alti. O le persone sono motivate da quello che le fa sentire competenti. E per me è piuttosto interessante, perché se leggete quali sono le motivazioni che ci sono nella psicopatologia, no, la psicopatologia ci sono delle competenze estesissime, se pensate quanto diventa abile una persona con un disturbo ossessivo compulsivo, quanto invece andiamo a frustrare questo bisogno di competenza quando insegniamo una persona con autismo a fare sempre cose nuove, no? In cui si trova sempre in difficoltà. Beh, questi livelli motivazionali permettono una lettura anche su persone che non hanno un funzionamento cognitivo linguistico, per cui è interessante, perché ci permette di allargare la profondità del modello di analisi e ci permette di occuparci anche di persone che non riescono a raccontare o riferire la loro esperienza. E per chiudere, è davvero un'esplorazione quella che stiamo facendo insieme ai colleghi, e il mio augurio è quella di continuare a farla insieme. Quindi ringrazio ancora una volta. Grazie Giovanni, una presentazione bellissima. Io avrei continuato un'altra ora ad ascoltarti, e tra parentesi già ti avverto che ho visto tante idee interessanti anche in parte di formazioni che faccio io sull'autismo, e quindi ruberò alcune citazioni, te lo avviso, soprattutto sugli yearnings. È molto bello, perché io tendo molto a parlare di motivazione. A tal proposito ho due o tre domande e ti chiedo di rispondere molto rapidamente. Lascio una mia domanda per ultima, prima due cose che vengono dagli utenti. Ovviamente ti chiedo di essere sintetico, poi dopo andranno a cercare approfondimenti. Una è che un ragazzo, diciamo, ad alto funzionamento, ovviamente un adolescente, con un forte DOC, ma che appunto lo agisce, è consapevole, ma lo agisce ovviamente in maniera anche in parte egosintonica, che processo dovrebbe fare? Cioè, nel senso, come dovrebbe essere la presa in carico? Allora, è una bellissima domanda, perché è una difficoltà che molte persone hanno, come dire. Allora, noi adesso stiamo utilizzando un protocollo che è quello della matrice, per aumentare, per aiutare queste persone a accorgersi di quando, come dire, le compulsioni che emette lo allontanano dalle cose importanti per lui e soddisfano dei bisogni nel breve termine. Questa discriminazione breve e lungo termine, o via da o verso, che è possibile imparare, perché quando il push, come dire, della compulsione è forte, lì fai fatica ad accorgertene, ma poi allenare, esponendoti gradualmente, ti permette di aumentare lo spazio di scelta comportamentale. Quindi
per esempio, vuol dire fare alcune pratiche, no, come tutti noi abbiamo ritualizzate, ma scegliere di farle in alcuni momenti che è diverso da quando senti il push a doverle fare. Quindi aumenta proprio lo spazio di scelta. Tutti noi abbiamo dei comportamenti ossessivi o compulsivi. Quello che ti rende problematico è quando non scegli di farli. E quindi aumentare lo spazio di scelta fa la differenza. La discriminazione chiave è accorgersi quando li fai per andare via da qualcosa che non ti piace o ti servono per qualcosa di importante per te nel lungo termine, vuol dire compresa la cura di te. E se la persona ha un buon funzionamento verbale, può utilizzare la matrice per questo. Quindi grazie per la domanda, perché è una cosa ottimo importante. Giovanni, grazie. Quindi anzi ti ringrazio anche che ci hai fondamentalmente detto che siamo sulla buona strada rispetto agli interventi che facciamo anche noi attualmente. Altra domanda è invece se ci sono, se sai, se ci sono differenze nei dropout tra persone, diciamo, Asperger o comunque con autismo alto funzionamento e le altre e persone con altre tipologie di diagnosi, cioè se magari incontrano più difficoltà nell'alleanza terapeutica e quindi magari c'è un dropout maggiore. Allora, in termini generali, non so dirlo, immagino di sì, nel senso che, ma non è dato solo dalle difficoltà della persona, è dato dalle difficoltà del professionista, vuol dire, nel conoscere le modalità di interazione della persona, cioè sono pochissimi i professionisti, quindi hai dropout anche perché i professionisti non sono preparati, vuol dire, quindi non lo riporterei solo alle difficoltà specifiche. E riguardo ai protocolli ACT c'è una grande feasibility, cioè la possibilità di applicarli anche a livelli di funzionamento o problematiche anche importanti è reale, cosa che non è sempre vera per i protocolli CBT di base, perché richiedono una motivazione al trattamento fortissima. Nell'ACT la trovi la motivazione al trattamento, perché la prima cosa che vai a toccare sono i valori della persona. Quindi spesso, sono riportati come c'è una maggiore aderenza e quello che si chiama una maggiore ritenzione dei risultati, perché la persona continua da solo perché è importante per lei non solo la riduzione del disturbo, ma anche muoversi verso qualcosa di importante. E quindi so della fattibilità di protocolli anche attraverso funzionamenti diversi che non sempre è possibile con la CBT tradizionale. Grazie Giovanni. Ti faccio un'ultima domanda difficile, perché è una domanda, diciamo, che ha a che fare con anche un po' col politicamente corretto, quindi cerco di metterti in difficoltà. Noi sappiamo che, come hai detto te, il concetto di flessibilità cognitiva è transdiagnostico, no? È tra quelle cose, ne parlerò anche io, tra parentesi, nella presentazione che farò domani. È una delle dimensioni, in un certo senso, della mente umana e del comportamento umano che sappiamo bene che più c'è rigidità e più c'è facilità di avere fondamentalmente tutte le condizioni esistenti sul DSM, no? Però ovviamente le persone autistiche tendono a essere particolarmente rigide nella maggior parte dei casi, non in tutti, ma insomma è una delle caratteristiche cardine, se vogliamo. Come secondo te si applica questo e come fare in un certo senso una comunicazione diagnostica ACT-based? Cioè la rigidità, perché io vedo, sai che frequento tanti adulti nello spettro, io vedo molta rigidità nella diagnosi, no? Sei autistico o non sei autistico? Diagnosticato o non diagnosticato? Se sono autistico vuol dire che devo fare queste cose o vuol dire che posso fare queste cose, il mondo mi deve accettare, o viceversa vuol dire che sono sbagliato e devo cambiare io in tutto e per tutto. Cioè l'ACT secondo te può essere usata per creare un ponte tra il mondo tipico e il mondo autistico? Io credo di sì, ma lo credo da tanti punti di vista. Penso che l'obiettivo della flessibilità è davvero quello di allargare il repertorio scelto dalla persona. Faccio un esempio, cioè quando io sono molto coerente con i miei pensieri,
è fantastico, io riesco a immaginare dei mondi, come dire, meno male che, no, che nella science fiction ci sono delle persone che hanno un grande livello di coerenza, perché riescono a costruire dei mondi meravigliosi, no? E poi però magari questo livello di coerenza devono scegliere di utilizzarlo in maniera diversa quando vanno al supermercato, no? Perché la coerenza con le persone al supermercato può essere diversa. Quindi che ci sia uno spazio di scelta è fortissimo, sia, no, su fusione ed effusione, quindi la capacità di usare meglio questa abilità. Evolutivamente parlando, sono 200.000 anni che l'abbiamo, è pochissimo, quindi è naturale che abbiamo proprio delle forme diversificate di sviluppo nell'utilizzo di questa abilità. Stiamo ancora imparando come esseri umani, no? Come usarci al meglio, cioè chi più è sviluppato, chi meno, cioè è proprio molto, molto, stiamo imparando a usare questa abilità e a usarla in modo funzionale, come, come impresa comune. L'altro pezzo riguarda la fusione col sé. Cioè, è vero che io sono una persona a sviluppo tipico, ma è vero che dei giorni sono anche stanco ed è vero che dei giorni sono anche rigido. Quando ho più idee di me stesso, non sono fuso con uno, ho un ampio repertorio comportamentale, allora sono flessibile. Non perché una sia falsa. Quindi è vero che sono un maschio, mi capite? Ma è vero anche che sono un essere umano. Quindi se io mi permetto tutte e due, no, le concettualizzazioni di me, vuol dire sicuramente il mio comportamento non peggiora, mi capite? È più adattivo. In senso. Ti ringrazio tantissimo, Giovanni, sono d'accordissimo, okay. È un bellissimo discorso.